Benvenuti a Parla Ragazzi, qua Max, lo Jimmy Gallo, ci sono da solo e sono qui a presentare su un nuovo video. E ragazzi, questo qua è un nuovo video abbastanza diverso dal solito. Perché? Perché, allora, innanzitutto la premessa, perché noi dobbiamo fare una premessa. Ragazzi, non vi sto più caricando Pink Pale come anche Wager Match. Perché? Perché ragazzi, come vi ho già detto, questa settimana è veramente potente a pala di compiti. Cioè, si stanno veramente riempiendo a palate di verifiche e compiti, quindi non ho il tempo che prima avevo più per fare queste partite, per fare Pink Pale. E la cosa mi dispiace alla grande, perché appunto non mi sembra di aver ancora fatto un Pink Pale su nuova generazione. Però ragazzi, vi assicuro che da sabato ne arriveranno proprio a go go. Nel senso, domani, come ben sapete, io ho 8 ore di scuola. Immaginate un po', alla penultima un'interrogazione italiana e alla terzultima un'altra verifica di qualcosa di storia. Quindi è una cosa veramente magica. Però poi vabbè, ho gli allenamenti e sabato ragazzi sarò libero. Vabbè, ho la partita al pomeriggio, però al mattino ragazzi, sabato mattino vi faccio di quei video che sono magici proprio. Comunque vabbè, partiamo subito. Prima di iniziare vi ricordo di passare da FIFA con Style se volete comprare, che è il sito affidabile, economico e veloce, perché il giocatore ve lo comprerò subito. E riguardo gli sconti, ne faranno un po' a breve, quindi ragazzi stay tuned. Se appunto volete essere aggiornati sui sconti che faranno, mettete mi piace alla pagina Facebook. Poi ragazzi, iniziamo subito con un'altra premessa. Questa qua è la promessa del video, proprio, non è la promessa in generale. Promessa del video è che ragazzi, questa qua secondo me è la squadra più forte che si può utilizzare sull'Ultimate Team. Cioè, non più forte magari, con rapporto qualità prezzo migliore. Come vedete, questo qua è il mio nuovo account. Su questo account, se mi volete seguire, seguite l'Exado, perché hanno messo anche la possibilità di essere seguiti, quindi mi sembra una cosa abbastanza magica. Quindi ragazzi, aggiungete seguite l'Exado, che appunto è Ozaxel, al contrario, è stato un po' Ozaxel, è stato un po' che magicata. E appunto, guardate un attimo, su 13 partite ne ho vinte, 12 ne ho persa una. Mamma mia, quella che ho perso ragazzi l'ho appena persa, infatti c'ho il crimine proprio sopra il collo. E l'ho persa per sfortuna, perché il suo portiere me ne parava tutte, sembrava Spider-Man. E una cosa un po' poco tattica. Poi ragazzi, vi volevo ringraziare anche per tutti gli iscritti che sto ricevendo in questi giorni. Sono veramente felice, ho visto che una marea di voi non posso definire che ha saputo, ma ha visto che forse Gabbo farà un wager match con me. Io sono alla grande felicissimo, ma proprio a pala fuori dal normale. Quindi, boh, speriamo ragazzi, io ci tengo veramente tanto. Comunque, partiamo subito perché dopo 2 minuti non siamo ancora partiti. La squadra si può definire un'ibrida, sì e no, perché sarà un'unione proprio di due lighe. Ah ragazzi, in porto utilizzo quello che secondo me è il portiere più forte del gioco. Infatti utilizzo Manuel Neuer. 85 di tutto. No, aspettate un secondo, perché qua c'è da dire una cosa. Se volete che la squadra costi sotto i 100.000, utilizzate Adler. Quindi sono forti entrambi, però secondo me Neuer è veramente forte. Infatti lui l'ho pagato 43.250, mentre Adler solo 1.500 mi sembra. Aspettate subito, che ve lo dico subito, perché noi le cose le vogliamo fatte bene. Mettiamo che caso che io 1.500, madonna, sono un cazzo di genio. Sì, ho pagato 1.500. Io vi tengo Adler, dato che la squadra ho promesso di farla sotto 50.000, sotto i 100.000, scusate. Poi il trio di difesa, innanzitutto Dante, ragazzi. Dante affiancato da Petrarca e Boccaccio. No, Dante è forterrimo, ha 68 di velocità, 59 di tiro, 76 di passaggio. Ma guardiamo adesso, 70 di dribbling, 84 di difesa e 81 di destra. Ma lui ragazzi mi sta ingozzando. È un, non dico che sia un colosso, 188 centimetri, ma ha fisico, quindi è anche abbastanza alto. Ma il suo colpo di testa è un qualcosa veramente illegale ragazzi. È forterrimo, veramente ve lo consiglio alla grande. E secondo me è il miglior difensore centrale della Bundesliga. Comunque gli altri due difensori cosa gli metto a fianco oltre a Dante e a Leopardi? No, gli metto Boateng, Boateng alla Crudeli Style. Comunque 75 di velocità, 50 di tiro, 72 di passaggio, 67 di dribbling, 79 di difesa e 82 colpo di testa. Non mi sembra affatto male, con Kick Style, con la Kick Style ancora che aumenta velocità, difesa e colpo di testa. Anche lui ragazzi fortissimo, cioè una partita un gol, Dante mi ha fatto una partita 0 gol. Ora voi vi starete chiedendo, ma perché hai fatto 12 partite? Perché sapete che non lo so neanch'io? Cioè io mi posso scusare che ho usato questi giocatori. Ah no, no, ma scusate, erano gli assist quelli. Infatti 12 partite e un gol, 2 partite, questo qua evidentemente l'ho ricomprato, una cosa abbastanza sdrogo. E invece altro difensore centrale utilizzo Socrates, che ragazzi, che ho pagato solamente 1000, ma a me piace un macello, è forterrimo, non, cioè vi ferma tutto e di più. Quindi, boh, abbastanza buono. Due centrocampista difensivo centrali, ragazzi, utilizzo da una parte Boateng, dall'altra Luis Gustavo. Boateng ragazzi non è su un ruolo naturale, però io volevo provarlo perché ha delle statistiche veramente mostruose. Andate a cercare su Footed, è tipo tutto verde, quindi mi sembra una cosa veramente
potente. Non oso immaginare la sua versione in forma, però dato che se appunto avesse preso la sua versione in forma, questa squadra non sarebbe più costata 100.000 crediti, non l'ho presa. Quindi invece anche Luis Gustavo, 12 partite, 0 gol ma 3 assist, boh, mi sembra abbastanza forte con la camicia del gladiatore che gli aumenta tiro e difesa. Poi vabbè, anche molto veloce per essere un centrocampista difensivo centrale, come anche Boateng. Esterno destro, ragazzi, utilizzo uno dei migliori esterni destri secondo me di tutto il gioco, che è Jakub Blazikowski, che ho pagato 3.100, quindi abbastanza, però con la camicia del predatore che gli aumenta tiro e passaggio. Come vedete sulle statistiche sono 93 velocità, 75 di tiro, 78 di passaggio, 72 di dribbling, 66 di difesa, 58 di colpo di testa. Questo giocatore mi piace, sì, mi piace alla grande. Poi esterno sinistro, ragazzi, non è della Bundesliga, perché appunto questa è la parte, diciamo, ibridosa della Liga, della squadra. Utilizzo infatti Stefan Esharawi, che mi servirà poi per dare l'intesa all'attaccante. Comunque 87 di velocità, 80 di tiro, 73 di passaggio, 85 di dribbling, 50 di difesa, 57 di colpo di testa. Ragazzi, colgo l'occasione per chiedervi una cosa: come vedete, io vi ho messo la canestra del predatore, però non sono verdi, diciamo, i valori che aumenta, perché guardate un attimo su Gustavo, come vedete tiro e difesa sono verdi, le tre freccine verso l'alto sono verdi, qua sono grigi, che cosa abbastanza ambigua. Quindi ragazzi, se sapete il motivo ditemelo. Comunque il Sharawi l'ho pagato 8.000, quindi niente affatto male, però ragazzi, mi piace, 12 partite, 3 gol e 2 assist, quindi mi sembra una cosa veramente potente. Centrocampista offensivo centrale, ragazzi, io ve l'ho già detto, lui, anzi vi metto subito l'attaccante così non devo poi ricambiare. L'attaccante, il magicone Mario Balotelli, ragazzi. Voi lo sapete perché io questo giocatore lo adoro. 84 di velocità, 82 di tiro, 77 di passaggio, 75 di dribbling, 48 di difesa, 75 colpi di testa. Ma ragazzi, lui è fortissimo, 12 partite, 13 gol e 7 assist, cioè minghie alla grande. E poi minghie è fortissimo, ve lo consiglio alla grande. Invece centrocampista offensivo centrale, un altro dei miei preferiti centrocampisti, l'avevo già detto, stiamo parlando di Mkhitaryan. 80 di velocità, 78 di tiro, 75 di passaggio, 83 di dribbling, 62 di difesa, 65 colpi di testa, con la canestra del predatore che gli aumenta tiro e passaggio. Ragazzi, l'ho pagato solamente 1200, ne vale un macello, come vedete in 12 partite mi ha fatto 5 gol e 12 assist, quindi una cosa veramente forte. Ma passiamo all'attaccante, ragazzi, questo duo d'attacco formato da Balotelli e qual è l'altro giocatore? Ragazzi, l'altro giocatore è Lewandowski Robert, ragazzi. 82 di velocità, 78 di tiro, 64 di passaggi, 84 di dribbling, 52 di difesa, 83 colpi di testa, ragazzi, una macchina da gol. Tra lui e Balotelli, cioè, veramente non so scegliere il migliore, ma ragazzi, sono fortissimi entrambi. Guardate un po', 12 partite, 14 gol e 8 assist, 4 stelle di abilità, 4 stelle di piede debole, e l'ho pagato 52.000 crediti, ragazzi, quindi veramente forte. Invece Balotelli, non vi ho detto quanto l'ho pagato solamente 14.000. Ora ragazzi, magari state vedendo un po' di gol, però cioè, alla fine la squadra l'avete vista, quindi se volevate vedere solo la squadra potete anche chiudere il video. Comunque io colgo un attimo l'occasione per ringraziarvi, perché ragazzi, non ho ancora fatto il video speciale per i 20.000, siamo già 21.000, è una cosa abbastanza tattica, però magari sfrutterò l'occasione del wager match che farò contro Gabo per appunto utilizzare quello come video di ringraziamento per i 20.000 iscritti. Però è ancora tutto da vedere. Beh, ragazzi, altre cose io non ce l'ho da dirvi, anche perché devo chiudere il video dato che devo andare a studiare. Spero che ovviamente vi sia piaciuto. Vi chiedo, ecco, gentilmente una cosa: ora magari lasciate ovviamente un bel mi piace, un bel commento, anche perché se volete diventare iscritto attivo per porvi vincere il 21 dicembre 100.000 crediti, è questo che dovete fare. Ma vi chiedo anche una piccola cosa, cioè non ditemi non fai più video seri, tattici, così, perché li farò sabato questa settimana. Ve l'ho già detto che vi avevo avvertito appunto che sarebbe stata una settimana abbastanza ambigua, ed ecco qua il motivo, ed ecco qua i video di questa settimana più che altro. Quindi ragazzi, detto questo, spero di aver detto tutto, non riesco più neanche a parlare, quindi magari raggiungiamo 1000 mi piace. Detto questo, io vi saluto e vi dico potente, al prossimo video, bolla.